Eccoci qui ragazzi, bella a tutti, ben ritrovati. Andiamo avanti con Ratchet & Clank Rift Apart. Andiamo subito. Trova i progetti del dimensionatore. Ratchet si dirige verso gli archivi interdimensionali per imparare a costruire un nuovo dimensionatore. Poi abbiamo anche la secondaria da fare, ma quella la farò, diciamo, off screen, off camera, ma la faccio da solo. E poi vi tengo aggiornati, non vi preoccupate. Poi abbiamo in realtà questa missione che sarebbe con Rivet, però siccome abbiamo giocato con Rivet quest'ultimo periodo, adesso direi che possiamo andare con... È ora di trovare il profeta. Esatto, con Ratchet. Andiamo. Pronti a partire? Via. Se sapessi costruire un dimensionatore, dove mi nasconderei? Pronti. Prontissimi. Se va. Oh, Lady Zurkon. Salve. Lasciati servire da Miss Zurkon. Antivacuità. A volte il miglior attacco è la difesa. In arrivo. Allora, qui ci siamo già potenziati nel precedente episodio. Quindi direi che possiamo già andare. Questo è Savali, ragazzi. Se non sbaglio. Giusto? Savali. Guardate che roba. Sembra un concept. Bellissimo. Raritanium. E andiamo. Domanda a bruciapelo. Non è che per caso sapresti come si costruisce un dimensionatore, vero? Ratchet! Gary! La tua fama ti precede, bello! Devi rivolgerti agli archivi interdimensionali. Ti aiuterà la mia apprendista. Ma... siete sotto attacco? Come lo sai? Vado a controllare. Direi di essere ancora in grado di fermare un'invasione. Ok. Immagino che i due Nefarius stiano cercando un Lombax. Beh, sì, per questo mi aspettavo il tuo arrivo. Buona fortuna, Ratchet. Allora, tralasciando il fatto che Savali è stupenda, più la guardo è veramente incredibile, ragazzi. Bellissima, cazzo. Stupenda. E come potete notare, il nostro Ratchet c'ha l'armatura. Gliel'ho messa io, quando ho staccato dall'ultimo episodio. Ed è molto Quel figa. palazzo oltre la Tra città l'altro, devono essere gli non archivi. so se lo notate in video, ma riflette tutto quello che ha in tempo reale. Tutto quello che ha attorno lo riflette. Un cecchino bot volante? Ma come un È cecchino un'ossità? bot? Non è stata certo colpa mia se il Lombax è scappato. Ok. Dovrei servire l'imperatore, ma i miei umili colleghi mi hanno messo di guardia al perimetro. Vediamo un po'. Ok, va giù abbastanza easy. Questi sono quelli là, i draghetti di sabbia. Questi vanno via facile. Basta un colpettino. Ah, perché c'è. C'era il nido. Soldi. E lì c'è un funghetto. E ci andiamo sopra. Quando vediamo i funghetti, noi impazziamo. Funghetto. Aiuto. C'è un altro nido da qualche parte. Dov'è il nido? Qui ci sono munizioni. Allora, è permesso? È qui la festa? Allora, la pistola a raffica è potenziata al massimo, quindi possiamo fare qualche casino.
Guardate quant'è dinamico il gameplay, cazzo. Cazzo. Scusi, signor robottino, le vado dietro. Ragazzi, è importante spostarsi così. Ovviamente ti dà opportunità tattiche comunque spostarsi con i portali. Il castigatore da vicino fa malissimo. Scusi, che è rimasto lei? Quel raritanium? Come si prende? Scusate. Allora. Non so come arrivarci, ma... Avete visto come si è distrutta pure la barriera? Allora, una cosa che manca secondo me un po' nel game design è un po' di... Oddio, qua a Savali c'è più interazione con l'ambiente grazie a questi funghetti. C'è pure più verticalità. Salendo qua sopra. Ora pensiamo agli archivi. Non è male sotto questo punto di vista. Un po' più verticale, anche grazie ai funghettini. Però io vorrei salire e prendere il raritanium. Qui ci sono delle corde. Però non so se ci posso salire. Lo vedo al volo, eh? Si trova negli archivi. Sì, sì, Ratchet, lo so, va bene. Da qua sopra c'è un funghetto, magari. Nope. Non so. Non credo ce la possa fare da qui. Mai nella vita. Invece sì. Invece sì, boys. Ok, l'obiettivo è qui. Andiamo. Anomalia interdimensionale rilevata. No! Arrivato! Wow! Ehi! È così imbarazzante. Va tutto bene? Hai preso una gran bella botta. Tu chi sei? Scusa, sai... Hai un'aria familiare. Sono Ratchet. Sto cercando... Credo che sia l'apprendista di Gay. Perché devo costruire un dimensionatore. Oh, mamma. Dubito di poterti aiutare ora che gli archivi stanno scappando via. Ora come torno lassù? Ah, sei tu l'apprendista. Forse potremmo... Forse potremmo aiutarci a vicenda. Io non sono granché come spalla. Facciamo così. Se qualcosa dovesse andare storto e non lo farà, allora ci separeremo, senza troppe domande. Soci? D'accordo. Soci. Per ora. Per poter raggiungere gli incredibile. Dobbiamo salvare i monaci dalle truppe di Nefarius. Ecco, questi overscarponi sono l'ideale per spostarci sulla mesa. Mi calzano a pennello. Ragazzi, cioè, a piedello. Questo è il clunk dell'altre dimensioni, dell'altra dimensione. Finalmente, cazzo. Non sapevamo se ci fosse stato, non lo sapevamo. Invece c'è carino il design comunque del clunk dell'altra dimensione. Molto carino. E non vedo l'ora che si incontrino tra di loro sia Ratchet, sia Rivet. Ratchet e anche l'apprendista e Clunk. Ok, siamo pronti. Usiamo questi over scarponi che ci dovrebbero dare una bella spinta. E la Madonna. Una
di che cazzo stiamo a parlare, dai. Servirà l'aiuto dei monaci, gli accoliti di Gary. Dovremmo trovarli nei templi. Prima fermata, templi. Che tra l'altro è una femmina. Oh, io sono KT7461. Beh, è un piacere. Hanno imprigionato i monaci. Recet, dobbiamo salvarli. È l'unico modo per arrivare agli archivi. Lo faremo, te lo prometto. Ragazzi, il clank dell'altra dimensione è una clanchina. Una femminuccia. Bellissimo. Occhio, sì. Arrivano altri soldati. Via, via di fuga. Ok, ancora. Rompiamo un po'. Cosa si rompono con i buoni? No. Oh ragazzi, c'è varietà comunque dei nemici, eh. In realtà ogni pianeta me ne buttano sempre 2-3 diversi, eh. Occhio. Allora, vedete quanto sta diventando verticale, guardate. Vieni. Pochissima vita. Ho visto dove. Fuggire dai problemi non è produttivo, amici. Attenzione agli spari. Prendere arma. Okay. Castigatore sempre molto utile. Bot dov'è? Sono due. Uscendo di traiettoria gli togliamo il colpo. Ottimo. Chi manca? C'è un altro castigatore. Andiamo. Ok. Abbiamo sgominato le truppe di Nefarius. Grazie, Recet. Felice di dare una mano e di prendere a calci le truppe di Nefarius. Recet, quel terminale. Devo collegarmi. Vai, vai. Fratelli, state bene, che sollievo. Non sai quanto siamo felici di vederti, sorella KT7461. Le truppe di Nefarius hanno trovato altri templi? Non ne sono certo, ma riferirò a fratello Gary l'accaduto. Buona fortuna, sorella. E non... Tutta gente molto strana. Molto strana. Restano solamente due templi. I monaci stanno cercando di resistere, ma non conoscono la crudeltà dell'imperatore. Andrà bene, ci siamo noi. Libere monaci nel tempio della montagna. Comunque danno un po' l'idea di far parte di una setta. Dimmi, KT7461, ce l'hai un soprannome? Per i monaci, sorella. Vediamo. Quello è più un titolo. Troviamolo noi. Abbiamo due obiettivi, sia là. Oh, ma questo che bello è. Ce l'ho. Andiamo a quello più vicino. Raggio di sole. No? Perché sei gialla? Non mi convince. Kit? Possiamo lavorarci. Ma che belli gli over scarponi, boys. Domanda... Dobbiamo usarlo in combattimento anche. Sì, certo, anche se in realtà non sono un grande esperto di Lombax. Sono l'ultimo rimasto nella mia dimensione. Oh, sì, vengo da un'altra dimensione. Sì, lo so. Lo sai? Ma ci sono dei tasti. Per un solo raritanium?
Devo sbloccarlo per uno solo? Andiamo avanti allora. Lo farò da solo questo. Merda. Ratchet, hai trovato la mia apprendista? Ben fatto. Molto bene, siete pronti a entrare nel tempio della montagna. Figo! Certo. Siete emotivamente pronti, ma dovete ancora superare il suo elaborato sistema di difesa, o come ci piace chiamarlo, la prova mortale dei lampi squarcianti. Oh, odio le prove mortali. Siete pronti, ve lo assicuro! Buona fortuna! Ok. Proviamo. Di qua. Segui il percorso alla massima velocità. Sicuramente con gli overscarponi, infatti. Ragazzi, pure questi in combattimento cambiano il gameplay. Ma che siamo matti? E che ne sapevo io? Scusate. Devo aspettare sul tasto dopo? Scusi, me lo dica lei. Ok, ho 15 secondi. Il percorso sta per crollare. Fatto? Sì. Occhio. Pensate. Questi diventano pixel molto carini. Guarda che stile, che stile, ragazzi. Possiamo andare. Buona idea. Guardate i pixel. Anche la fisica. Pazzesco. Tecnicamente pazzesco. Pronti. Quasi salta. War running. Sembrano vagamente rischiose. Sono un sistema di difesa del tempio. I suoi architetti erano molto protettivi. Direi. Lo vedo. Bellissimo. No. Vabbè. Rashad. Mortacci tua. Oh, adesso vuoi far fail. Veloce, veloce. Ok. A posto. Un running. Faccio il salto. Ho fatto bene secondo me. Yes. Oh, come non è finito? No, ma no, ma no, ma no, ma no. Spero che nessuno. No. Ce l'ho fatta? Credo di sì. Credo di sì. Merda. Meraviglioso. Oh sì, ce l'abbiamo fatta! Guarda il cambio di ambientazione sopra la montagna. Per liberarli devo raggiungere il terminale. Va bene, va bene. Un virus Z. Non posso accedere al terminale senza il rischio di infettarmi. Può occuparsene la mia amica Glitch. Fammi vedere. Ma questo è tutto da esplorare, eh? Ragazzi, Savali è struttura open map, cazzo. Open map. Semi, un po' nascosta, diciamo. Un po'
po' un azzardo chiamarla open map, però sembra molto vasta, molto da esplorare. Guardate che bello i riflessi del ghiaccio e i passi per terra. Vabbè. Scusi, terminale. Poveri monaci. Ok, ora devo cancellare i bozzoli così da eliminare l'infezione e liberare quegli sventurati terrestri. Si ritorna con glitch. A eliminare i nidi. Ora può anche sparare. Aspetta, un pozzolo ha sabotato il computer per creare uno scudo. Cosa qua? Ho dirottato l'energia da quello stupido virus. Niente più scudi. Niente più scudi al cazzo, quello ce l'ha. Dov'è il filo? Da qui. Devo stare più in alto, ok, di loro. Aia. Questo filo dove ce l'ha? Mannaggia la puttana. Scusa. Scendiamo? Ok. Ci girerà la testa. Questi lì sono coriacei. Meglio passare ai blizz infettanti. Ah, ok. Come ci arrivo dall'altra parte? Scusi, signori. Ci sarà un modo. Magari dall'altra parte. Qui? Ah, potenziamento. Niente. Ci possiamo arrivare. Ci arrivo, boys, tranquilli. Da qua. Come si sale però? Questa palla. A parte io posso andare ovunque con lui, quindi eccoci. Non muoiono? Vai, se non muoiono. Ok, ora sì. Non saranno triggerati probabilmente. Allora, voi non dovete rompere i coglioni. Dov'è il vostro filo? Ok. Mancano due. Filo dov'è? Questo cos'è? Via. Ah, energia, perfetto. Ma quanti me ne cacci? Mortacci tu, sta là. Scusate, devo salire. Ok. Perfetto. Ne manca uno. È da questa parte. Permesso? Perfetto. Fatto. Allora non è stata fortuna l'ultima volta. Sono proprio brava. Brava glitch. Ci avete salvati, sorelle Regge. Grazie. Resta solamente un tempio. Ne manca uno. Un altro tempio. Ne manca solo uno. Li troveremo, te lo prometto. Ok, torniamo indietro. Come ci faranno scendere?
Qualcosa di molto fast, mi aspetto. Sembra che questo cavo porti fino... Te lo ripeto. Esatto. Non dovresti cercare di trovarmi un soprannome. O di diventare mio amico. Mi sembri troppo severa con te stessa. Non puoi saperlo. Non mi conosci. Gary si fida di te. E ai Mono ci piace. Potresti rivalutare questa cosa dell'amicizia. Io... ci penserò su. Che cosa volevi sapere sui Lombax? Crediamo che i Lombax abbiano usato e forse costruito i templi qui intorno. Perché lo avrebbero fatto, secondo te? Non ne ho idea. Forse per tenere segreto il potere del Dimensionatore. Capisco. Grazie allo stesso. Ok. Prendiamolo. Ma che siete matti qua? Un'imboscata. Un'imboscata bella e buona. Allora, scusate ragazzi, c'ho l'audio. Il visualizzatore dell'audio che è troppo evidente. Vorrei fare qualcosa per renderlo meno... Non so se può andare bene così. Guardate che bello sto robottone. Guardate che meraviglia, cazzo. Lo lascio così? Ma sì, lo lascio così, va. Lasciamolo così. Ok, usiamo i razzoni. Che velocità. Questa da solo me la esploro tutta, ragazzi. Tutta me la esploro. Il tempio della giungla. Tutta Savali. Non ha rispetto per niente e nessuno. Devo risparmiare muni che sono veramente poche. L'acqua l'ho vista di sfuggita, ma è bellissima. Muni. Per fortuna il corpo a corpo fa molto male. Lì che c'è? Vogliamo andare a vedere? Vediamo un attimo. Può essere qualcosa di bello. No, aspettate, però l'audio così è troppo... non si vede. Per forza, lo mette così, ragazzi. Scusate. Allora. Qua c'è Raritanium, però. Mi dimentico di usarlo, il... gli overscarponi mi dimentico di usarli in battaglia. Ora mi devo ricordare assolutamente. Qua muni. Anche vita mi serve, quindi la prendiamo subito. Perfetto. Siamo pronti. Prontissimi. Guardalo come si allena. Guardalo, guardalo. Colosso Nefarius. No, voglio vederlo. Aspettate che non l'ho visto. Ma in quanti siete? Oddio. Ok, l'ho visto. È molto carino. Ok, lo sto usando. Voglio provare a usarlo mentre sparo. Non si può fare, ok. Carina l'arena, molto semplice ma... Carina. L'ho già incontrato da solo lui. In una sfida, in un'arena.
Non so se avevo fatto il video, ma l'ho già incontrato, quindi so più o meno il suo moveset, che in realtà è molto simile agli altri, ragazzi. Questa, diciamo, è una delle problematiche che ho incontrato nel gioco. Spero che i moveset dei boss per ora sono veramente molto simili. Molto simili per ora. Però è carino questo, perché ti attacca e in più a... ti mette in difficoltà nello spostarti ed evitare i suoi attacchi, perché ti lascia le bombe per terra e quindi devi stare attento a dove metti i piedi. Mi tirerò fuori da lì. Sono chiusi in un altro campo di forza. Ok, questo non è... non c'è il virus, quindi buono, perché non dobbiamo usare glitch. Le sezioni di gameplay con glitch sono carine. Minigioco. Perché no? Questo sistema è obsoleto e intricato. Mi servirà tempo per disattivare il campo di forza. Va pure con calma. Penso io a loro. Ok. Sicuramente dobbiamo resistere alle ondate. Soldati all'ingresso principale. Oh, ve lo dico da su. Questi no, questi col corpo a corpo. No, non più corpo a corpo, ragazzi. Pessima idea. Grazie mille. Il gioco mi consiglia di usare per scarpone. 7, 4, 6, 1. Però credo di... sì. Porca miseria, ragazzi, ho preso un colpo inutile. Sono metà operazione. Finito le muni. Sì, ma brigati, cazzo. È anche troppo facile per me. Porca puttana. Scusami, scusami, hai ragione. Ma non muni ancora. Mi sto provando a tenerli lontani da te, ma qua sono una cifra. Porca puttana, dai, che hai ragione. Muni. Che figata, cazzo. E tu, raga, la quantità di particellari e di riflessi che... che ci sono in questa sequenza è sono incredibile. Ragazzi, purtroppo non c'ho munizioni, quindi devo andare così. Devo andare di Kamehameha. Cazzo. Ho finito. Il campo di forza è disattivato. Tacci tua. Sono felice che stiate bene, ma ci serve il vostro aiuto per raggiungere gli archivi. Oh, c'è. Ci vediamo a Monacopoli. Vi spediremo a destinazione in grande stile. Ce l'avete fatta! L'SSD che ci sposta direttamente. Gary, ci serve aiuto per arrivare agli archivi, è urgente. Certamente. Fratelli, è ora di ungere qualche ruota dimensionale! Dopo di voi.
L'accesso agli archivi richiede un salto della fede, Recet. Comincia a prendere lo slancio. La tecnologia. Grazie. Meraviglioso. Tutto fortunatamente meraviglioso. Più veloce. Ok. No, ragazzi, ma vi rendete conto? Sta cambiando mondo un'altra volta continuamente. Sta caricando tutto in tempo reale. Scusa, ma rifacciamo. Lo rifaccio volentieri. Tanto anche se muori ci metti 3 secondi a ritornare al punto di prima, quindi più velocità, più velocità. Ok. No, sono già qui. Sono un colpo. Questo posto sarà una formidabile macchina da guerra. Non pensarci nemmeno. Cosa? Gli archivi sono alimentati da uno spiromotore. Se lo attivassimo potremmo riuscire a entrare. Va bene, ho capito. Diamo una scossa allo spiromotore. La bestialza è armata. Ma la scossa come glielo do sto spiromotore? Aspetta. Questi sono reperti preziosi. Li danneggeranno. Allora, cerchiamo di capire. Comunque è bellissimo vedere anche come si distruggono loro quando prendono danno. Molto bello, molto bello. Ma ragazzi, secondo me devo semplicemente resistere adesso. Sono bloccato. I progetti, la mappa dimensionale. Restiamo concentrati. Scusami. Ce l'hai fatta, mi spiace. Oh no. Comunque, fase action, devo dire, molto lunga. Tra l'altro ci stiamo spostando. Oh. Guarda come si smonta. Pazzesco, ragazzi, è un film interattivo. Cioè, un film d'animazione interattivo è questo. Ah, non ne avevo idea. Il generatore è attivo, ma non funziona ancora a pieno regime. Dobbiamo arrivare sul tetto. Ci porti tu sul tetto? Ok. Sfuggire alle grinfie dell'imperatore? L'imperatore ti ordina di obbedire. Comandante, se lo sapevo usavo meno munizioni. E la madonna. Ma comandante, invasione, sono in due. Mi serve armi, cioè. Aia, non dovevate, non dovevate, ragazzi. Ma perché ti interessano quei monaci? Sono così monacosi. Finito le muni. Arrivi. Sarà assolutamente ok qui. Questa munizione ho trovato. Ok. Non è andato.
Dopo devo vedere quanti soldi sto facendo, perché veramente... Ma che roba. Rischio. Muni, muni. Adesso diventano un po' più... diventato meno accessibile, pur sempre avendo quella formula comunque di accessibilità clamorosa, però c'è più sfida. Molto carino adesso, molto molto carino. Allora, altre 100 munizioni, occupiamoci di lui. Cioè, colpisce i nemici lui, i miei nemici. Il comandante ha fatto lo sgambetto ai suoi nemici. Ai suoi amici, scusate. Questo è un pappinè. Il campo di forza sta cedendo. Guarda, gli archivi sono aperti. No, vabbè, bellissimo. Bellissimo, ragazzi. Facciamoci la camminata, rendiamo tutto poetico. Molto poetico. Cutscene. Ah, bene. La mappa dimensionale è al sicuro. Conosco questi segni. Sono i Lombax. L'hanno costruito loro. Mio padre era il custode del dimensionatore. L'originale, intendo. Ha sempre lottato perché non finisse in mani sbagliate. Scusa, papà. E dimmi, ti mancano molto? Difficile che ti manchi qualcuno che non conosci. Ma sì, credo di sì. Ti capisco. Forse un giorno li troverai. Prima vediamo se possiamo costruire il dimensionatore. Possiamo? Sì. Ma la forgia che ce lo permetterà è quella della stazione di Kedaro, l'avamposto meglio difeso della galassia. Allora non perdiamo altro tempo. KT-74. Ratchet, penso che Kit sia il più bello. Kit, d'accordo. No! Dobbiamo andare! Dobbiamo salvare gli archivi! Non c'è tempo! È stato bello, Ratchet. Che fomento, cazzo! Che fomento! Non sono granché come spalla. Certo, è stata dura, ma mi sono davvero divertito. Tu non riesci a capire. Non sei al sicuro se stai con me. Sono nata per essere un'arma.
Per tenere la galassia dell'imperatore al sicuro, una notte di pattuglia, trovai un ribelle nella zona imperiale e tentai di fermarlo. Io esisto solo per uccidere. È così. Sono qui per tenere al sicuro gli altri da me. Per questo non posso venire con te. Beh, questa missione è andata bene, no? Sì. Penso che sia così. E se non ricordo male, l'accordo era che se la missione non fosse stata un fiasco... Vuoi ancora fare squadra con me? Sei molto strano, Ratchet. Non sei la prima a dirmelo. Soci? Forse. Solo questa volta. Sì. Ci proverò. Grazie, Ratchet, per averci aiutati. Figurati. E ora andiamo alla stazione di Kedaro. Ok, ragazzi. Piacere di vedere. Sì, 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 Miss Zurkon, va bene. Allora, ragazzi, parliamo un attimo di quello che abbiamo visto. Abbiamo visto una cinematica in cui raggiungiamo finalmente gli archivi del Dimensionatore per scoprire come è stato costruito, chi l'ha concepito. E Ratchet scopre che la sua stirpe di Lombax è, diciamo, stata l'ideatrice di questo Dimensionatore, che di cui lui porta ancora un po' di rancore, un po' di sofferenza, appunto per aver perso qualcosa che comunque rappresenta la sua legacy, la sua eredità, appunto la sua stirpe, ma soprattutto rappresenta il lascito di suo padre, che fu il primo ad avere il Dimensionatore. E questo non me l'aspettavo, è stata una bella cosa. Può essere una svolta di trama molto carina. E spero che grazie al Dimensionatore Ratchet possa conoscere i suoi genitori e anche gli altri Lombax. Compresa Rivet, per forza, anche se fa parte di un'altra dimensione. Chissà, magari i genitori di Ratchet nel passato, in qualche modo, per colpa del Dimensionatore, sono finiti in un'altra dimensione e lui non ha il ricordo di loro. Non ha... Chissà, vabbè. Ne parleremo, ne scopriremo anche insieme. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Ciao ciao.